E tu perché hai deciso di andare al mare a piedi? La rifacciamo. Perché hai deciso di andare al mare a piedi? Puoi ripetere la domanda? Perché hai deciso di andare al mare a piedi? Cosa ti porta a casa da questo cammino? Vabbè, cosa ti porta a casa da questo cammino? Questa è una bella domanda. Diciamo che le aspettative erano tante e sono tante anche i risultati che ho ottenuto, perché insomma mi piaceva tanto questa cosa e è stato un cammino con tanta gente che mi piace, mi sono divertito, mi hanno dato tanto, tante emozioni, tanti posti belli e la soddisfazione di arrivare fino in fondo in una cosa a cui avevo veramente il cuore. Tre parole legate a questo cammino, la tua scelta. Tre parole. E diciamo amore tanto, perché l'ho avuto dalle persone che fanno parte del gruppo. E altre due parole che ti posso dire sicuramente bellezza, insomma, perché il cammino è stato una cosa bella. È un'altra parola che mi viene, difficoltà, ma non tanto nel cammino quanto a volte nel stare completamente nel gruppo e mantenere l'alchimia del gruppo. Non è sempre facile, nelle giorni, ci sono passi in sei giorni, sicuramente trovi la tua giornata che no, e questo capita a tutti. Di cosa ti porti a casa da questo cammino al mare? Da questo cammino mi porto a casa tanta pace, spensieratezza, leggerezza, bagno di natura, di silenzio, di stare con gli altri, di piacere di stare con voi, che mi fa star bene, mi fa proprio star bene. E tre parole? Ciao Fabi, cosa ti porta a casa quando tu fai un cammino? Allora, quando faccio un cammino normalmente porto a casa il piacere di stare insieme, perché io qua mi sento famiglia e il cammino ci unisce sempre, e poi mi porto a casa l'esperienza fatta insieme, tante piccole cose. E tre parole collegate a questa esperienza che hai fatto in questi giorni? Okay, mi porto a casa l'amicizia, dei valori importanti e l'allegria. Ciao Eli, cosa ti porti a casa da questo cammino? Ciao, mi porto a casa, a parte le vesciche, mi porto a casa tantissima consapevolezza di me, consapevolezza che al mondo ci sono delle bellissime persone, bisogna avere la fortuna di incontrarle, ma avere la capacità di incontrarle, perché solo dipende tutto da noi, dipende da come noi ci poniamo verso gli altri e di conseguenza attraiamo quello che le persone hanno, e sicuramente se hai cose positive da dare ti torna positività, delle belle persone. Tre parole legate a questo cammino, cosa scegli? Serenità, impegno e amicizia. Ale, cosa ti porti a casa da questo cammino? Allora, di nuovo l'esperienza di vivere con le persone, condividere quindi le proprie ombre e quindi ecco, sapere controllare le emozioni e una sfida con me stessa. Io ogni volta quando vengo con te per me è una sfida con me stessa, condivisione, gioia, tanta gioia, porterò la gioia, tanta gioia. E tre parole che ti porti a casa di questo cammino? Verde, serenità e Marco Leone. E vesciche? No. E tre parole legate a questo cammino? Solo tre parole. Leggerei.